direttore sportivo della Baraglia Victorious. Franco, una distetta perché era partito la grande il Giro d'Italia di Michelanda e invece è tornato a casa anzitempo. Ma sì, purtroppo fa parte del gioco anche queste cose qua. Purtroppo è caduto il nostro leader e in una fase concitata come sono gli ultimi chilometri di corsa e ha avuto la peggio e niente. Immagino sia un po' presto per sapere esattamente cosa si è fatto. Sì, no, al momento non sappiamo ancora cosa sia successo, non so se sia la clavicola o cosa, però ha preso uno spartitraffico in mezzo alla strada e niente. Tanta amarezza, avete comunque un Peio Bilbao che l'anno scorso ha fatto quinto, certo era il leader e sembrava in una condizione straordinaria. Ma sì, la condizione era veramente ottima, era arrivato perfetto a questo giro e niente, il nostro giro avanti senza Michel. Abbiamo Peio e Caruso che sono due ottimi corridori e da domani cambierà, ma non del tutto il nostro giro, perché comunque siamo venuti qua per fare bene e continueremo così sulla nostra strada. Grazie. Prego. Franco, in spagnolo per l'ITV, è possibile? You speak Spanish or in English if you prefer? English? Okay. In Spanish is okay or not? Yeah. Okay, okay. So, che ha sido con Michel? Nada, penso che è normale nella finale della corsa, stava molto confusione e ha tenuto un cartello in mezzo alla strada. Quali sono le notizie per Michel a questo momento? Non sa che tiene, però non ha terminato la tappa. E ora con Peo altra opportunità? Sicuro. Seguro, ora il nostro giro non è terminato, mañana è un altro giorno e Peio sta nel primo gruppo e vamos allora adelante. Siamo appena...